Lacrime cilentane, lacrime di Dio, soprattutto, e non saccio perché è giunta parte. Mi trovo in una terra forestiera. Sono arrivato che tenia in dalla sacca tre fico secche e le mettette mamma per il viaggio, ma non me le sono mangiate. In da luoghi in infinitare lacrime. E in dal cuore tanta, ma tanta speranza. Quando la nave partette da Napoli, era una mattina di primavera, e al paese si attendia l'estate. Sono arrivata là da parte del mondo, una sera che era autunno, e mi aspettava l'inverno. In dal viaggio, che è durato 11 giorni e 11 notti, ha già sempre chianto. Pure là ti chiangino. Paesà, perché chiangi? Ma domandavano. E io rispondia, mi disturba l'onda del mare, ma non era lo vero. L'onda e lo mare era stato sempre amico mio. Chiangia perché ogni minuto mi allontanava dalla terra mia, dalla casa mia, dalla gente mia, dalla famiglia mia. Ca mi ha già avuto a scordare e pensare all'uccidimento mio, alla famiglia mia, alla terra mia che ha già lasciato da. Mi ha già avuto a scordare perché caso sono diventato padre. E non mi poteva favorire tra le figli miei e tra le forestiere che chiangia. Un giorno mi arrivavo da una sore cugina una lettera. Sore ma cugina che era rimasta lo paese mi scrivia che mamma mia era morta e che era quando io era partuta non aveva mai smesso di piangere. Pure padre mo, non mi seroppo, era morto. Eppure padre mo piangia. Ma se nascondia allo pendone, per non si fa accorgere tra la gente che tenia la malinconia di un figlio lontano. In dalla lettera c'era scritto che lo paese era restato tutto come io l'avevo lasciato. Non era cambiato niente. Era cambiata solo la data in coppa allo calendario. Allo paese si era trasuto in danato secolo, lo 1900. E tutti dicevano che era un secolo nuovo, che aveva portato tante cambiamento. Ma chi lo sa, allo paese non cambiava mai niente. È passato tanto tempo, è cambiato pure qua un secolo, ma mo tengo lo tempo, mo son nonno e non fatico come prima, tengo tanto tempo, tengo tempo pure per chianci. Perché mi torna a mente l'uccidimento mio, la terra mia, la famiglia mia, la gente, lo sapore e le colore l'uccidimento mio che la sai. E la gente quando mi vede mi domanda, paesà, perché chianci? E io le rispongo, che tengo lo viento e lo sole che mi disturba, ma lo viento e lo sole sono state sempre amici miei. Non si sa quando si nasce, non si sa quando si muore, ma l'uccidimento non se la scorda mai,
la terra sua. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.